Senti, che cos'è il diritto d'autore? Allora, diritto d'autore è quell'insieme di norme, di regole che l'ordinamento giuridico prevede a tutela dell'attività creativa, dell'attività autorale, no? Quindi, il diritto d'autore è quello che abbiamo noi, quindi quello figlio del modello francese nasce appunto alla fine del 1700, dopo la Rivoluzione francese, con le prime leggi repubblicane, tra cui ce n'erano anche alcune che tutelavano l'attività creativa, no? Quindi figlio un po' dell'illuminismo che ha messo al centro la persona, l'intellettuale e anche la persona che di lavoro crea opere, fa opere. Poi diciamo, dizione più anglosassone, anglo-americana, parliamo di copyright, Copyright. come se fossero la stessa cosa, in realtà non sono proprio la stessa Ecco, stavo cosa. per chiederti esattamente No, questo. perché a parte che appunto basta, no, analizzare la parola, copyright non è il diritto d'autore, è il diritto di fare copia, che è, come puoi capire, ben diverso. E poi anche la sua radice storica. Prima ti ho parlato della Rivoluzione francese per quanto riguarda il nostro diritto d'autore, quello dell'Europa continentale, invece il mondo anglosassone, e poi quindi tutto anche il mondo americano, nordamericano, Australia, via dicendo, tutto il Commonwealth, si è portato dietro invece l'altro modello, che è quello del copyright, che viene invece dall'atto della regina Anna d'Inghilterra del 1710, Sì. che era un atto proprio per disciplinare l'attività di produzione di contenuti per l'apprendimento. Cioè, se si va a leggere, si parla di un atto per incentivare la produzione di opere all'epoca editoriali principalmente, perché era nato un conflitto tra gli stampatori e gli autori, cioè coloro che avevano gli strumenti, le macchine per poter riprodurre in copia le opere letterarie, e invece coloro che le opere letterarie le scrivevano, le creavano, che erano svantaggiati, perché ovviamente chi aveva le macchine e i mezzi economici per poter stampare tante copie e distribuirle e venderle, aveva il coltello dalla parte del manico. Allora la regina Anna d'Inghilterra ha approvato il primo Copyright Act per mettere pace in questo conflitto sociale e stabilire Capisco. che in realtà è l'autore il primo, diciamo, fulcro, il primo punto da cui nasce il diritto, la fonte del diritto, e poi questo diritto lo trasferisce eventualmente all'editore, al publisher. E niente, quindi questo per rispondere alla tua domanda. Adesso, al giorno d'oggi, poi parliamo di questi due modelli come se fossero quasi la stessa cosa, anche perché No, poi ma cioè, un po' credo per che non. semplificare, in termini giornalistici si semplifica, si dice copyright per dire diritto d'autore e viceversa. Lo faccio anch'io, quando faccio attività di divulgazione, non mi metto a fare sempre la precisazione di un quarto d'ora. E poi c'è anche da dire che la globalizzazione ha portato una sovrapposizione di questi due modelli. Cioè adesso anche i modelli contrattuali, che sono quasi sempre, soprattutto nel mondo del diritto commerciale, del diritto societario, del diritto della proprietà intellettuale, sono in inglese, sono ispirati a un modello anglo-americano, e quindi alla fine parlano di copyright e ce lo stiamo portando in casa anche noi, che in realtà dovremmo parlare di diritto d'autore. Però È un ecco. po' la solita storia dell'anglicizzare la lingua italiana, un po'. Sì, esatto, c'è un discorso sia linguistico, ma anche proprio di modello giuridico che No, stiamo per carità, imparando, no? è sempre la solita storia della differenza fra il diritto romano. E perché poi di quello si tratta, o di derivazione di diritto romano, quello Sì, continentale, e esatto, del diritto di tipo del common law anglosassone. come lo, Sì. esatto.